Buon salve a tutti ragazzi, nuovo video sugli spoiler di Kaladesh. Non proprio spoiler, spoiler nel senso stretto della parola. Spoiler nel senso, insomma, le cose nuove che questo set introduce. Ad esempio, le meccaniche. Il video di oggi parlerà della meccanica dei veicoli, cioè pilotare. E voi direte, sì, ma 70 carte su 260, come fai a parlarci della meccanica? Ci riesco, per un semplice motivo. Abbiamo capito come funziona, abbiamo visto le carte, sono state spoilerate più o meno tutte. Durante il PAX era stata mostrata una lavagnetta con su scritto il nome di una decina di carte, con nomi di automobili o comunque veicoli, mezzi di trasporto, nomi in codice, che poi si dovevano riflettere nelle carte stesse. Siamo più o meno arrivati. E comunque, appunto, avendo visto la meccanica, possiamo farci qualche ragionamento sopra. Il primo ragionamento che mi sento di fare è: i veicoli avranno un futuro incostruito? Io mi aspetto di sì. Mi aspetto perché lo vorrei, ma mi aspetto questo anche perché due di questi veicoli sono dei 5-3, 5-1, a costo 4, rapidità, travolgere. E quindi, insomma, bestie del genere che mi ricordano abbastanza un fulmine globulare, che però a fine turno non muore. Cazzarola, è dura che non vedano il costruito. Voi direte, però sì, animarle, devi tappare creature, andare in svantaggio. Sì, ma anche no. A livello di limited potremmo sicuramente contare su un pool più o meno sterminato di creature con fabbricare. E dopo i primi spoiler, e ne ho viste tipo 3, di cui una è la promo del Game Day, che quindi dovranno spoilerarla al più presto, prima possibile. Mi fa molto immaginare che sarà una carta che troveremo su tantissime comuni e non comuni. Un'espansione, sì, un'abilità creata per il limited. Quindi, se il vostro problema per il limited è come facciamo a pilotare questi veicoli, non ve lo ponete. Un pool più o meno infinito di carte confabbricare ci permetteranno di mettere giù pedine servo e tapparle una, spesso e volentieri una, o di più, per poter animare il vostro veicolo. A livello di costruito, beh, sono state spoilerate un paio di carte interessanti. La prima è questa Sorcery che anima tutti i veicoli. È un po' incerta tra il limited e il costruito perché ha un costo di mana abbastanza alto, però anche è vero che se tiriamo una di quelle e abbiamo giù due, forse anche tre, dei veicoli che travolgono. Scusate i pessimi effetti sonori, ma avete capito. L'altra è la fanatica della pista, 2-1 con rapidità, che se viene tappata per pilotare un veicolo, dà rapidità a quel veicolo. Bomba? Sì, bomba. Inseribile in un potenziale mazzo rosso X veicoli. Rosso bianco con Depala? Potrebbe essere. Spero poi faccia parte di un ciclo, perché se guarda caso dovesse venire fuori che tipo il pilota nero o il pilota bianco danno lifelink, ci sono indubbiamente dei veicoli che attirano il mio interesse. Guardiamo i tre più interessanti. Fleetwheel Cruiser 5-3, travolgere, rapidità, costo 4. Quando entra in gioco, questa creatura diventa una creatura, questo veicolo diventa una creatura artefatto. Quindi, anche senza bisogno del pilota, questo prende e va a fare danni. Pilotare 2 non dovrebbe spaventarci, perché semplicemente basta avere una creatura con forza pari o superiore a 2 da tappare. Questa abilità va fuori dalla debolezza di evocazione, quindi possiamo giocare una creatura, tapparla e menare. Certo,
ci lascia scoperti a livello di blocca antichi, però è un problema che affronteremo solo nel limite di in quanto incostruito potremmo contare su spari, rimozioni, tappini e vari ed eventuali. Un gradino più sopra lo Sky Skiff, lo schifo celeste. 2-3 a costo 2 con volare e pilotare 1. 2-3 volante a costo 2. Mi pare veramente aggressivo. Ultima, ma non ultima, la Sky Sovereign Consul Flagship. È una specie di titano infernale a costo 5 che però nel dubbio vola. Pilotare costa 3. Che per una carta del genere, un 6-5 volante a costo 5 che entra e fa danno e quando attacca fa danno. Mi pare un prezzo che sono disposto a pagare molto volentieri. Forse ora esagererò dicendo, beh, però un Inferno Titan volante a costo 5, un 2-3 volante a costo 2, sono carte con statistiche abbastanza interessanti. Quasi pare che faccio un pensierino anche per il Modern. No, il Modern. Perché no? Teniamo conto che nel Modern possiamo sfruttare alcune creature con una delle abilità più stupide e peggio sfruttate di tutto il gioco. Ispirazione. Sì, probabilmente non sapete neanche di cosa sto parlando, tanto era famosa l'abilità. Prendetevi pure 30 secondi, andate a cercare su Google magicard.info, guardate le carte con ispirazione. Fatto è la meccanica che attiva una determinata abilità quando la creatura si stappa, cioè che è il motivo per cui avevano inserito il tamburo di Foglia Primavera all'interno di Born of the God, perché così possiamo tappare una creatura senza doverla farla attaccare. Sì, buonanotte. È un'abilità interessante in questo contesto, no? Ecco, io ho guardato le carte con ispirazione. Escludendo quelle che quando si stappano devi pagare mana per mettere pedine che a malapena erano buone per il limited, ho selezionato quelle che secondo me sono le tre carte migliori con questa abilità, che possono quindi avere una certa sinergia con i veicoli. Al terzo posto la Sirena del Canto Silente. E all'inizio quando era venuta fuori c'erano tutti che bomba. Poi sì, ma è da limited, sì, dobbiamo inserirla in un mazzo, sì, ma no. Adesso però mi sento di dire che questo 2-1 volante che fa scartare e macinare una carta ogni volta che si stappa ha un suo perché. Se poi teniamo conto che è anche volante, cioè che vola, ci pensiamo su un attimo e diciamo, beh sì, forse un paio di volte riusciamo a stapparla e un paio di volte vuol dire levare due carte all'avversario. Fantamagic? Non necessariamente. Al secondo posto, e qui vi stupirò, il Veggente del Dolore. Il Confidant 2.0, anzi 3.0, perché prima hanno fatto lo Scrivano del Sangue. Il Confidant 3.0 di sempre di Born of the God con l'abilità Ispirazione che appunto ci faceva liberare una carta e pescare. Perché al secondo posto? Perché è una carta fortissima, vantaggio carte e nel mazzo giusto si permette di insomma girare abbastanza intorno a questa cosa. Perché al secondo posto? Perché al primo posto c'è questa. Dun dun dun, la discepola dell'inganno. Cazzo fa? Mi chiederete. E fate bene. Ogni volta che si stappa, scartiamo una carta non terra e ci prendiamo dal mazzo una qualsiasi carta con lo stesso costo di mana. Io sono un po' in momento zombie in questo momento, ma mi aveva fatto molto ingrifare l'idea di scartarci un Bloodgust, prendere un altro Bloodgust, o scartarci un Bloodgust, prenderci un Lotlet, scartare un amalgama prediletto da
per prendere un altro amalgama prediletto da scartare di troll locklet, o comunque insomma di inventarsi porcate varie ed eventuali. Oppure un'altra idea poteva essere scartare una Ninja in Souls per andare a prendere una Liliana del Velo, scartare una Leyline bianca, perché non lo so, stiamo giocando Esper, per andare a prenderci un Trun, The Last Troll o un gioco al massacro, perché stiamo giocando Grixis. Capite che anche solo giocando il 2-3 che tappa una creatura e così ci si può costruire sopra un interessante motore di pescata barra tutoraggio barra vantaggio. Tutto questo grazie alla meccanica ispirazione, al quale mi sono apertamente ispirato. Quindi cosa ne dite? A sole 70 carte di spoiler, possiamo dire che questa meccanica ci sta già dando delle soddisfazioni?